Ciao a tutti e benvenuti in questo mercoledì delle I, perché è virale il video di Ibra e perché c'è stato questo esonero di Pippo Inzaghi. Ibra è in un momento di intimità con i suoi compagni alla nazionale svedese e mima il gesto del giocatore che segna e che mette le mani sulle orecchie. Secondo alcuni si riferiva all'episodio di Çalhanoğlu nel derby, secondo altri si riferiva a un episodio che riguardava uno dei suoi figli. Resta il mistero, certamente in quell'espressione, in quel momento di intimità con i suoi compagni in Svezia, Zlatan era assolutamente sereno, era divertito, quindi se durante gli allenamenti è di quest'umore vuol dire evidentemente che lo stato di salute atletica del ragazzo, chiamiamolo ragazzo, è buono. E poi c'è stato questo esonero di Pippo Inzaghi, erano molto legati al Milan Ibra e Pippo, Inzaghi definitivamente allontanato dal Brescia, del resto insomma con il presidente Cellino è dura essere longevi e penso insomma che questa ulteriore esperienza servirà ulteriormente a Pippo Inzaghi per tirare le somme, per affinarsi. Ci sono stati momenti della sua carriera da allenatore in cui ha fatto bene, momenti in cui ha fatto meno bene e naturalmente lo sorregge sempre una grande passione. Vi ricordo OneFootball, vi ricordo l'app da scaricare, andate sulla descrizione di questo video, c'è il link, è gratuito, scaricate l'app di OneFootball, vi si aprirà un mondo di streaming molto molto particolare, tantissimi contenuti gratuiti, qualche contenuto in pay per view come ad esempio alcune partite della Serie C italiana. L'app di OneFootball vi aspetta, scaricate l'app di OneFootball. Alle mie spalle lo stadio di San Siro, il sindaco Sala oggi ha parlato dicendo che insomma sta lavorando sodo con le società milanesi. Sindaco Sala mi sembra un po' preso in mezzo perché si rende conto della necessità politica in questa città di un dibattito pubblico sullo stadio, ma ha ormai capito e fatto sue dopo molteplici contatti quali sono le esigenze vere di due club che stanno cercando di far quadrare i bilanci attorno al progetto stadio, perché il calcio a Milano è importante e farlo nel nuovo stadio diventa fondamentale e determinante. Mi è sembrato volenteroso il sindaco di Milano Beppe Sala e speriamo insomma che alle dichiarazioni e al lavoro facciano seguito i fatti concreti con Milan e Inter, che iniziano naturalmente a far capire che ogni qualvolta si deve aggiornare il progetto, si deve lavorare ancora sul progetto, ci sono delle spese ulteriori, speriamo bene. La foto di questo video però richiama l'analisi tattica e dopo aver parlato della nazionale svedese, dopo aver parlato dell'esonero di Inzaghi, dopo aver parlato dello stadio che si trova alle mie spalle, torniamo un attimo sul campo, perché la partita di Cagliari qualcosa dal punto di vista tattico ci ha detto, quantomeno ci ha detto che a cercare di impostare la partita su un piano tattico particolare, particolarmente difensiva, è stata la squadra di Mazzarri. Mazzarri ha tolto un trequartista Pereiro, ha messo un difensore in più, Lico Giannis, e ha cercato di difendersi attaccando, perché l'inizio del Cagliari è stato molto aggressivo. Però nonostante avesse messo un difensore in più Mazzarri, tutte le volte che il Milan riusciva ad attaccare era pericoloso. E quindi da questo punto di vista insomma la partita si è giocata anche sul fatto che il Milan ha sbagliato diverse occasioni da rete che non hanno quindi dato un profilo tattico definitivo alla sfida. Solitamente il Milan a inizio secondo tempo rifiata, invece all'inizio secondo tempo di Cagliari ha subito pigiato il piede sull'acceleratore, ha segnato, ha continuato a giocare per segnare il secondo e devo dire che la parte tattica della partita, quella ordinata, quella diciamo definita dai piani A dei due allenatori, il Milan l'ha tutto sommato controllata abbastanza bene, perché anche quando il Cagliari era aggressivo e cercava la nostra metà campo, la linea difensiva del Milan ha sempre risposto bene. Devo dire che nel giudicare soprattutto Kalulu, sapete che il pre-partita di Cagliari-Milan, lo ricordate bene, si era giocato su questa cosa di Kalulu-Romagnoli. La domanda in conferenza stampa era stata: ma con Pavoletti molto alto e con il Cagliari che punta sui cross, con il Cagliari che ha molti buoni crossatori, non è meglio mettere Romagnoli al posto di Kalulu? E Stefano Pioli aveva detto: domanda corretta, tema giusto, però alla fine un Kalulu così in forma, togliere Kalulu in questo momento diventa dura. E ha giocato Kalulu. E devo dire che tutte le volte che
ha dovuto difendere, Pierre lo ha fatto bene. Nel valutare le prestazioni di Kalulu mi viene sempre in mente quello che aveva detto tempo fa, ormai di molti anni fa, Franco Baresi: attenzione, nel giudicare un difensore valutalo sempre quando ha metà campo da vendere e quando deve difendere l'area di rigore, perché spesso al Milan possono venire, non è il caso di Kalulu evidentemente, ma possono venire dei giocatori che erano abituati a difendersi in area di rigore perché le loro squadre non facevano gioco d'attacco, e allora se sono bravi a difendere l'area di rigore è un conto, ma quando vieni al Milan spesso fai tu la partita e hai metà campo alle spalle vuota. Come si comporta il difensore centrale con la metà campo alle spalle vuota? Questo era il tema di Franco Baresi. A me sembra francamente che Pier Kalulu sia in grado di reggere l'urto quando deve difendersi in area di rigore, ma anche quando deve rincorrere l'avversario nella nostra metà campo con la sua velocità. Per carità, qualche errore con lo Spezia c'era stato, sia in un caso che nell'altro, però fanno parte della crescita di Kalulu, che mi sembra in questo momento strutturalmente in grado sia di affrontare un certo tipo di scatto indietro difensivo che anche l'urto in area di rigore. Per quanto riguarda poi il resto della parte tattica di Cagliari-Milan, devo dire che sì, e Bennasera hanno ritrovato l'antico feeling, che sì, è andato su e giù per il campo a rincorrere gli avversari, a tappare, a chiudere. Bennasser ha tenuto in piedi quasi da solo il centrocampo, facendo filtro, facendo gioco, andando indietro a chiudere, facendo box to box, andando a segnare. Insomma, mi sembra francamente che il momento di forma di Bennasser sia molto molto importante. Noi la prossima partita contro il Bologna sarà la sesta in questa stagione dopo una sosta. Ne abbiamo vinte 4 e persa una. L'unica che abbiamo persa a Firenze ce la siamo giocata contro un avversario forte, la Fiorentina di Italiano. Quella sera Vlahovic era in grandi condizioni e poi sapete, Saponara a noi fa gol, magari in altre circostanze invece il suo tiro gli viene parato o non va dentro, ma al di là delle imprecazioni nostre sul buon Riccardo, devo dire che per quanto riguarda il dopo sosta, la partita di Firenze era stata... Nella partita di Firenze era stato decisivo quello che avevamo vissuto durante la sosta, perché noi avevamo fatto una buona sosta, ma poco prima di partire per Firenze, prima problema all'anca di Tomori, poi problema muscolare per Rebic, veniamo privati di Tomori e Rebic in un momento di massima condizione loro, e la partita di Firenze è segnata. Poi l'errore di Gabbia all'inizio, Romagnoli non era pronto, eccetera eccetera eccetera. Quindi diciamo che buona parte del Milan-Bologna che giocheremo qui lunedì 4 aprile alle 20:45 si giocherà su come gestiremo, su come torneranno i nostri giocatori dagli impegni delle nazionali, su come vivremo questa sosta, e naturalmente so già che compulseremo tutti insieme il cellulare ogni ora, sperando che insomma la sosta vada in maniera normale, non diciamo niente, una sana normalità, punto. È tutto per questa nostra chiacchierata qui da San Siro, ci vediamo e ci sentiamo naturalmente domani mattina. Ciao a tutti.